nuovo, per chi non lo conoscesse, è un vitigno molto difficile, difficile da degustare, forse la cosa più facile è dirlo, però è difficile da trattare, è difficile da proprio lavorare come un punto di vista di vinificazione, perché non si riesce mai a stabilire qual è la temperatura ideale di fermentazione, non si riesce mai a capire qual è il momento più adatto di maturazione, non si riesce mai a capire quali sono i parametri che devono essere considerati al fine di poter avere un buon vitigno. Opportunità che per tanti anni non si è voluto capire. Agricoltura e turismo, sono le cose che valorizzano il territorio e la gente che ci sta, e le tradizioni. Non dobbiamo andare a buttare i soldi a Montreal, in Cina, in Giappone, a Monaco, in giro per il mondo per viaggi e viaggetti. Perché... I francesi ovviamente rivendicano la proprietà al 100% perché pensano che sia una cosa loro e che solo loro lo sanno lavorare. Però ci sta una grossa variabilità anche all'interno dei vini francesi. Gli italiani li troviamo distribuiti in Franciacorta, infatti abbiamo due andato una villa che è Monzo Compagnoni, 2001 e 2003, quindi i quali beviamo per ultimo perché hanno la gradazione alcolica più alta e comunque hanno fatto l'affinamento in legno. Mentre cominciamo da due Pinot Trentini di vinate diverse, una 2009 e una 2011, che hanno visto solamente acciaio. Diciamo che sono dei Pinot di battaglia, però sono abbastanza rappresentativi sia per la zona sia per il gusto. Dovrebbe sperare il paragone, il prodotto locale rende più che un litro di petrolio. Non c'è dubbio, anche perché un litro di il prodotto lo produci tu e il tuo, e il petrolio se sono fregati in partenza non è neanche tuo, quindi passiamo per un Pinot Nero della Borgogna, in modo tale che cominciamo a renderci conto di come vengono fatti i vini in Francia. E poi pensate di sa, quello ma non è contato, quello non è contato, anche non c'è scelto, grandi candidati sotto le elezioni. Quello che fa l'opera, è una cosa di tutti. No, perché... Da posto da là? Vai. Sì, aspetta un attimo. Sono gli ospiti, però mi autoriprendo in autogestione. Passiamo per un Pinot Nero della Borgogna, in modo tale che cominciamo a renderci conto di come vengono fatti i vini in Francia. E poi noi non siamo padroni neanche dell'elemosina che abbiamo. Se io la mia carta la volessi regalare a qualcuno che ne ha bisogno, non lo posso fare. Passiamo per un Pinot Nero della Borgogna, in modo tale che cominciamo a renderci conto di come vengono fatti i vini in Francia. E comunque, morale della pari, io con i punti accumulati con l'acquisto ho 170 euro dai punti. Con la carta si dovrebbe verificare da tutte le stazioni, per esempio con gli alzoreggi qua. Poi ce li paragoniamo con questo Pinot Grigio, questo Pinot Nero Fulano, che comunque fa legno, e con un Pinot Nero della Franciacorta nelle due annate 2001 e 2003, quindi sono quelli là più maturi. Probabilmente questo serve anche perché all'inizio sono anni buoni, 2001 e 2003 non sappiamo come li troviamo, però stanno in degustazione, mantengono comunque.